Migliaia di persone, bambini, adulti, uomini, donne, rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo dell'associazionismo e del volontariato, oltre che della scuola, si sono radunati a Foggia per ricordare le vittime innocenti di mafia. Terra solchi di verità e giustizia è il tema della 23esima edizione della Giornata della Memoria, promossa da Libera, che ha scelto di raccontare questo luogo perché le mafie del Foggiano sono organizzazioni criminali molto pericolose. Secondo i dati a disposizione di Libera, in Puglia le vittime innocenti di mafia sono 70, di cui almeno il 30% sono donne e bambini. Ingente lo spiegamento delle forze di sicurezza con 112 poliziotti, 70 carabinieri e diversi agenti dei reparti speciali. Per ragioni di sicurezza sono stati sigillati tutti i tombini e tolti i cassonetti. Ma è importantissimo che questa manifestazione si tenga a Foggia, che si tenga con la partecipazione di tanti ragazzi, e noi siamo qui per dire ancora una volta che ci siamo, vogliamo lavorare con serietà e con passione su un grande tema come quello della legalità, della lotta a tutte le mafie, e farlo in ogni territorio, farlo ogni giorno, con grande impegno. Credo che in particolare per il Partito Democratico questo sia un grande tema che ha a che vedere anche con la nostra identità e con il nostro ruolo nelle istituzioni così come nelle comunità locali. È un momento di riflessione, è stato preparato nelle scuole, nelle associazioni, nei gruppi, è un momento anche per dire da che parte si sta, è un momento per dare una risposta concreta, non semplice, non facile, alle organizzazioni criminali e mafiose, a quante le sostengono, evidentemente. È la Puglia bella che è qui, generosa, coraggiosa, impegnata, perché il vero problema, la migliore risposta che si deve dare è quella di impegnarci di più tutti. Però ci vuole continuità, ci vuole la condivisione, perché noi che vince non è opera di qualcuno. Io rappresento un noi fatto di tante storie, tanti gruppi, tante persone, e ci vuole la corresponsabilità, che vuol dire collaborare con le istituzioni quando fanno la loro parte, ma essere anche una